ben ritrovati con i risultati della prima giornata di Golden League. Multicargo Ancona, Home Immobiliare Bolzano 26-7, Gladiatori Roma, Rosen Crown, Rimini 48-6, Sive Milano, Phoenix San Lazzaro 20-16, National Swiss Cernusco, Frox Legnano 6-53, Coach Alessandria, Sive Torino 16-27. Considerando naturalmente che i Frogs hanno una partita in più per il Kickoff Classic, nel girone A li vediamo dominare con 4 punti, Assiria Torino a 2 punti, Home Immobiliare Bolzano, Coach Alessandria e National Swiss Cernusco ancora al palo. Per quanto riguarda il girone B, stesso discorso, i Phoenix hanno una partita in più, Gladiatori Roma e Sive Milano a 2 punti e Multicargo Ancona, Phoenix San Lazzaro e Rosen Crown Rimini ancora al palo. E andiamo subito al campo Le Aquile dell'Acqua Acetosa in Roma, dove i Gladiatori in maglia rossa appena visti fronteggeranno i Rosen Crown Rimini in maglia bianca, il nickname dei quali è Marlins. Capitani schierati a centrocampo, Gladiatori una squadra che sicuramente si presenta con ambizioni da scudetto e Marlins una squadra appena promossa, appena giunta in Golden League, che parte con il kick-off dell'americano canadese Peric. Piccolo pasticcio sul ritorno di calcio, giornataccia, ma Cinelli comincia subito, vedete questo bel rallenti, a macinare terreno su questo ritorno di calcio, placato dal numero 45 della squadra in maglia bianca, Canini, un running back schierato negli special team. La nostra sintesi passa con i Gladiatori in attacco, guidati da Massimo Fierli, il quale dietro i blocchi della propria linea lancia un passaggetto esterno a Cinelli, che pasticcia un po' con la palla ma la tiene brillantemente e guadagna ampiamente il primo down sul lungolinea. Ancora in impostazione Fierli, questa volta palla a Bobby Davis, 10 anni ormai nel campionato italiano, un colored che ne conosce tutti i segreti ed è sempre in vetta a tutte le classifiche. Bella questa azione, una finta al mediano che entra nella parte interna della difesa, poi palla a Endiati che viene raggiunto sul lungolinea, questa volta dalla parte destra, dal numero 18 in maglia bianca, Giancarlo Russo. Ancora i Gladiatori in impostazione, guarda Fierli chi trova a centrocampo ed è un passaggio centrale per Bobby Davis che viene rincorso e placato dal linebacker numero 55 Sagnelli per i Marlins Rosen Crown di Rimini. Siamo ancora con l'attacco dei Gladiatori in prossimità della end zone e questa volta è Endiati che salta un proprio compagno di squadra, ma nell'atterrare viene placcato da un difensore che rimontava, si tratta questa volta di Sclafani. E siamo al pezzo forte di Massimo Fierli che con un bel lancio perfetto nelle braccia di Romano Cinelli, un connubio che ormai ha dato molti touchdown ai campionati italiani, sigla la prima meta dei Gladiatori. Un connubio naturalmente che già funzionato molto bene in nazionale e ci auguriamo che prosegua nel prossimo impegno degli europei, del Blue Team, il prossimo agosto. Siamo al ritorno di calcio da parte dei Rosen Crown di Rimini, il numero 33 se la cava discretamente dietro i blocchi dei propri compagni di squadra, Angeloni, uno dei migliori della partita per quanto riguarda la squadra romagnola. E siamo ancora con Angeloni sulla parte destra dopo un pitch alla mano largo dal parte del quarterback. E nonostante le 45 yard guadagnate in 14 tentativi, la difesa romana costringe al punt gli avversari, il calcio di allontanamento che Gerbaldi raccoglie in due tempi, guadagnando parecchio. Nuovamente Bobby Davis in impostazione, un giocatore che con le proprie finte di corpo riesce a sbilanciare qualunque difesa, come abbiamo visto riuscire a fare abbastanza bene in questo caso. Sempre Fierli in impostazione, ricordiamo che Fierli ha chiuso la partita con parecchi lanci, questo sempre naturalmente per Romano Cinelli, questo connubio di cui abbiamo già parlato. Dicevamo ha chiuso con 11 completi su 19 passaggi tentati e 0 intercetti. Nuovamente Fierli, stessa azione di prima, sempre su Indiati, il quale porta benissimo palla, però qui scivola, vedete il campo molto pesante, campo che ha impedito che lo show aereo fosse di gran lunga superiore. Ed è un'altra bella azione di Cinelli che si invola con un'azione attraverso un controflusso per un touchdown che porta il punteggio sul 14-0 in favore dei Capitolini in maglia rossa. La panchina inquadrata è quella dei Gladiatori. Siamo nuovamente con l'attacco che ha naturalmente dominato vista la propria esperienza. Ed è un bel lancio lungo su Cestari che si invola in tonso in touchdown, vedete la pioggia che cade, una pioggia che sicuramente ha nobilitato questo gesto atletico. E torniamo con la nostra sintesi all'attacco dei giocatori dei Rosen Crown, un bel lancio di Poggi Polini su Peric, il positivissimo canadese, come canadese è l'allenatore capo della squadra in maglia bianca, Levio Ferracuti,
e intanto vediamo l'interessato pubblico presente impavido alla partita. Nuovamente in impostazione Poggi Polini, questa volta su Angeloni che sfugge al primo placcaggio ma viene comunque contratto nonostante un buon guadagno dal backfield romano che, ricordiamo, fa parte di una delle difese migliori degli ultimi 3-4 campionati. E vediamo anche Simone Orsi in questo momento ricordare che tipo di difesa viene giocata con questo sec sul malcapitato Poggi Polini. E ritorniamo con le immagini sull'attacco capitolino per vedere il touchdown nella ennesima connessione aerea fra Cinelli che riceve il passaggio e Fierli. Carlo Minganti, inquadrato nelle immagini con il proprio pupillo, il quarterback, allenatore capo di questa squadra che sicuramente avrà molto da dire nel prosieguo del campionato. Ancora Fierli che finge un passaggio, poi cambia completamente fronte e coglie Giorgio Santoro, il quale caparbiamente con un secondo sforzo varca la goal line. Diciamo che è stata una partita abbastanza a senso unico in cui i gladiatori hanno cominciato a scaldare il motore ai danni dei malcapitati Rosencrown di Rimini, che comunque, pur essendo una matricola, hanno dimostrato di avere delle potenzialità notevoli. Romano Cinelli al ritorno di punt da parte di Peric, il quale si fa tutto il campo per andarlo a placare e a fermare per evitare altri danni. E siamo ancora a una bella azione d'attacco, vedete una bomba, un lancio lungo da parte di Fierli su Guidi, il giovane Guidi, il quale si porta a ridosso dell'end zone, che verrà poi successivamente varcata dallo stesso Fierli, il quale si improvvisa anche portatore di palla. Una altra peculiarità di questo giovane quarterback, il quale è la speranza della nazionale azzurra, come già detto. E questa volta cambiamo fronte, cambiamo quarterback, si tratta del numero 19 in maglia bianca, Giorgini, che manda un perfetto pallone fra le braccia di Gattei che riceve in tuffo. E siamo ancora con Giorgini in impostazione con la difesa addosso, ma riesce a lanciare molto bene per Serafini, che porta i punti della bandiera nel carniere dei Rosencrown di Rimini. Nuovamente cambio di fronte, un attacco da parte dei gladiatori e sono 35 le yard che macina il giovane Galli per chiudere definitivamente la partita assieme agli extra point del kicker precisissimo Fristachi sul finale di 48-6. Saluti fra i giocatori, complimenti ai Rosencrown di Rimini comunque che si confermano una buona matricola. Vedete il breakdown finale di Bobby Davis, questo giocatore sempiterno, e complimenti ai gladiatori che si pongono come una delle favorite per la corsa al titolo. Pro Patria, Milano. Non è vero che il football è solo giocato da uomini. Vediamo che tutto sommato le DB Girls, che sono le showgirls che accompagnano i Rhinos nel loro cammino interno, sono sicuramente un bel colpo d'occhio. Ma veniamo nuovamente all'aspetto agonistico delle partite. Erano i Phoenix questa volta a visitare i vice campioni d'Italia in carica dopo la delusione della sconfitta da parte dei Frogs al Kickoff Classic. Novità per i bolognesi, il quarterback Elliot Dominic, appena arrivato in settimana e schierato a sorpresa. Mentre invece per i Rhinos tutto regolare, Fred Gatlin, il colored da vedremo poi che cosa è riuscito a combinare. Junior Galassi, valido running back nonché ricevitore, al ritorno di calcio ma placcato dallo special team milanese che sicuramente ha dimostrato di avere molta grinta. Subito partiti bene i Phoenix con questa bella ricezione di Mario Panzani, contratto dal backfield milanese. Ancora Dominic in impostazione ed è Giorgio Longhi a perforare la difesa con una bella corsa e chiusura immediata del down. Però sono stati fuochi di paglia perché il primo periodo si è chiuso comunque sullo 0-0. Carlo Riccardi inquadrato, capo allenatore della squadra in maglia blu, Sive Milano, ed ecco Fred Machine Gun Gatlin alla prima corsa personale che non ha portato un grossissimo guadagno. Vedremo poi però che pian pianino questo colored ha preso confidenza col campo e cominciamo a vedere i suoi lanci, che sono sicuramente dal punto di vista tecnico molto buoni. Buono anche l'intervento del 34 in maglia bianca, Gualandi, sul ricevitore designato, ed è ancora Gatlin che viene pressato dalla difesa, prova la soluzione personale esterna, prova anche la finta di lancio ma non viene bevuta da Aldrovandi e Parini che lo stendono al suolo. Nuovamente Gatlin in impostazione, questa volta su Emanuele Corno, vera spina nel fianco della difesa bolognese. È il primo anno che sono qui ai Rhinos, oggi è stata una discreta partita, penso di aver fatto 7 ricezioni ed essere il top scorer a livello di ricezioni della partita. Penso che ci siano buone prospettive, anche perché il quarterback americano, essendo arrivato da poco tempo dall'America, ha bisogno di cercare di trovare più affettamento.
Proseguiamo con la sintesi e vediamo ancora l'attacco dei Rhinos in impostazione con questo lancio incompleto, un'interferenza contro il difensore bolognese. Cambio del quarto e la segnatura all'inizio del secondo periodo di Gatlin, il quale giostra molto bene la propria linea d'attacco con Bertolani, Chiarucci, Zappa e Crepaldi su tutti. Vedete, finge un end-off, una palla in mano al running back Cummarino, poi tiene lui la palla, esce esterno, inseguito da Ghirotti, il quale era l'unico della difesa bolognese che sembrava essersi accorto di questa azione. Torniamo con la sintesi, con la palla in mano a Elio Dominic, che lancia per Giorgio Longhi, il quale però non riesce a dare quello che di solito dà. Oggi ho bloccato più che corso, c'era bisogno di blocchi sulla linea perché la loro difesa era molto aggressiva, comunque non siamo riusciti a correre tantissimo. Delusione quindi da parte di Longhi, che chiude la partita con 9 yard guadagnate con 6 tentativi di corsa, e il calcio di allontanamento da parte di Gualandi, che forza Cavallini a inseguire una palla e ad arrischiare questo ritorno, che viene comunque subito smorzato dallo special team bolognese. Ritorniamo con la nostra sintesi all'attacco di Gatlin, il quale lancia un bel passaggio esterno veloce su Corno, che viene ben fermato da Leoni. Il loro miglior ricevitore sicuramente è stato Corno, si è comportato molto bene, ha fatto un grosso numero di ricezioni. Penso sia stata una partita dominata dalle difese, sia la nostra che la loro. Lo dimostra il loro touchdown e aver tenuto a zero il loro attacco per molto tempo, e la loro difesa ha fatto altrettanto con il nostro attacco. Direi che è stata una bella partita. Siamo sicuramente d'accordo con Leoni, 179 yards guadagnate in tutto dai Rhinos, 173 dai Phoenix, che provano ancora con Gianluca Sirveni a sfondare la ostica linea difensiva milanese, ostica comunque al di là delle tante assenze. Giorgio Longhi mi ha dato la tranquillità di riuscire a sfondare la forte linea difensiva, perlomeno cercare di arrivare verso la linea di touchdown. E nuovamente i Phoenix in impostazione, siamo in una fase della partita in cui gli errori non si sono contati da ambo le parti, vedete il quarterback Dominic che si incarica di avanzare la palla da solo, fermato da Slavazzi, giocatore che poi darà una buonissima prova più avanti nella nostra sintesi. Ancora in impostazione Sirveni, che però viene duramente contratto dalla difesa meneghina, che gli fa perdere palla e naturalmente anche una preziosa occasione di provare a segnare. Siamo ancora a un leitmotiv della partita, il duello fra Leoni e Corno. Nuovamente i Rhinos in impostazione in questa sintesi, ed è questa volta un Marino che viene placcato, viene picchiato duramente sulla palla da Prandi, il defensive tackle della difesa dei Phoenix, e restituisce la cortesia e la palla ai giocatori in maglia bianca. Ghirotti a ricoprire questo fumble, a farsi perdonare ciò che costò sicuramente una buona parte di partita la scorsa settimana ai Phoenix contro i Frogs. Gatlin inquadrato e siamo nuovamente con l'avversario Dominic, che combina un pasticcio, raccoglie una palla, se ne va, evita un avversario come non bisognerebbe mai fare, con la palla su una sola mano, e con una bella botta di Carnielli si ritrova una palla vagante in mano a Slavazzi, che ne approfitta e con 34 yards di corsa porta il punteggio sul 14-0. Un touchdown molto importante per Slavazzi. Touchdown, favoloso. Primo touchdown in 15 anni. E niente, ho tenuto la mia tasca esterna, ho visto che il QB guardava un ricevitore che era nella mia zona, sono riuscito a rubargli la palla, poi sono corso verso il touchdown e ho sentito prendermi le gambe, ma volevo segnare a tutti i costi e ci sono riuscito, finalmente. E complimenti a Slavazzi, che di fronte a un folto pubblico è riuscito a dare una buona prova di sé e della propria difesa, un intercetto anche da parte di Cavallini, ma sui complimenti a Slavazzi da parte dei compagni di squadra ci risentiamo fra breve. Prima giornata di Golden League 1995, dicevamo, Multicargo Ancona, Omio Immobiliare Bolzano 26-7. Direi nulla da dire sulla vittoria abbastanza netta degli anconetani, e buona la prova del quarterback Cole, il nuovo regista degli Omio Immobiliare Bolzano. I National Swiss e Nusco in gara fino al 14-6 hanno lasciato il passo ai Frost Legnano 53-6, ottima la prova quindi dei legnanesi campioni d'Italia. E molto chiuso il derby fra Coach Alessandria e Siria Torino,
16-27 il finale con 3 segnature da parte del quarterback italiano Gerbino dei torinesi. Ma torniamo alle immagini con questo bel placcaggio di Marco Nessi. Probabilmente ci si aspettava una difesa meno aggressiva a causa di giocatori che hanno abbandonato, invece si è rivelata una difesa abbastanza aggressiva e incisiva. Abbiamo peccato un pochino nel secondario su lanci lunghi perché in allenamento non abbiamo ancora raggiunto l'affiatamento necessario. Siamo riusciti a punire qualche volta il ricevitore sulle tracce corte. Siamo sempre sul punteggio di 14-0 per i milanesi ed ecco la risposta di Dominic che imbocca perfettamente Mario Panzani nell'angolino sinistro per il 14-7 con trasformazione di Piva. Ho fatto un touchdown su un comeback, una delle poche tracce che siamo riusciti a provare in allenamento, visto che il quarterback è arrivato martedì e non abbiamo avuto tempo di provare lanci lunghi o altre tracce un po' più complicate dove il timing è molto importante. Panzani dichiara e Piva invece calcia. Ormai agli sgoccioli del secondo periodo, 10-14 in favore dei padroni di casa e squadre che stanno per andare al riposo negli spogliatoi. Un ritorno di calcio un po' pasticciato da parte di Quaglia che comunque raccoglie bene un pallone. E poi il tempo giusto per vedere Luca Prandi effettuare un sec, ossia un placcaggio dietro la linea al quarterback avversario, cosa che ha fatto anche Ferrari per i colori in maglia bianca, e spettacolo dell'halftime con le DB Girls. Ritemprati dall'halftime, ecco nuovamente dopo un terzo quarto infruttuoso i Phoenix al lancio con Dominic che imbecca perfettamente Panzani. Sarebbe stata sicuramente una segnatura importante per i Phoenix, ma purtroppo un holding, un fallo di trattenimento della linea di attacco vanifica questo bel gesto atletico. Vedete Panzani placato dal difensore. Non si accusa mai nessuno su un fallo che potrebbe cambiare l'inerzia della partita, comunque il giocatore ha fatto esame di coscienza. La linea di difesa non era come ce l'aspettavamo, credevamo che alcuni giocatori che avevano andato di affezione quest'anno avessero lasciato un buco non indifferente nella linea di difesa. Nonostante tutto è stata molto ostica superarla, tant'è vero che sulle corse non riuscivamo a concludere nulla di positivo. Sui lanci qualcosa di meglio, ma possiamo fare di meglio. Nuovamente con l'attacco dei Rhinos, dei Sive in campo, e vedete quali sono le capacità di questo Gatlin, machine gun, ma anche sicuramente bravissimo ballerino, tra virgolette, fra i difensori avversari che vengono colti un po' di sprovvista. Ancora una bella impostazione con una corsa centrale da parte di Quaglia che di slancio guadagna qualche yard e siamo al momento cruciale in cui lo stesso numero 1 dei Sive Milano finge di passare la palla nelle braccia di un marino. Poi si invola. I liked it today. It was a nice experience, guys. Esperienza ottima, i ragazzi sono molto competitivi. È stato un ottimo esordio per noi. Tutti hanno fatto del proprio meglio. E sulle immagini dell'arbitro che alza la palla e dei giocatori che si salutano, la partita è finita sul 20-16 in favore dei Sive Milano che guadagnano i primi due punti del campionato aprendo nella migliore delle maniere. E anche la Silver League, la seconda divisione del campionato 1995, prende il via in questo weekend. Divisa in 3 gironi da 6 squadre ognuno, vediamo gli impegni del girone A. Stars Trieste, Islanders Venezia, Everin Verona, Jets Bolzano, Copser Ferrara, Mac Electric Modena. Nel girone B, Nightmare Piacenza Squali Chiavari, Condors Grosseto, Black Knights Ro, Ribelli Napoli, Astif Fiuggi. Infine, per quanto riguarda il girone C, Crusaders Cagliari Palermo Città d'Arte, Red Eagles Catanzaro Cardinals Palermo, Città di Catania, Salvaguardia Ambientale Crotone. Il blocco o bloccaggio è l'azione fondamentale svolta dalla maggior parte degli uomini di attacco, essenziale per la riuscita di ogni gioco. Gli uomini della linea sono i principali bloccatori, essi sono devoti a questa azione che cambia nell'esecuzione a seconda che lo sviluppo del gioco sia per una corsa o per un lancio. I bloccatori per eccellenza sono gli uomini della linea. I 5 più grossi, che si distinguono in centro, che passa la palla sotto le gambe al quarterback con l'azione detto snap, le due guardie e i due tackle.
Se l'azione scelta è una corsa, i bloccatori devono letteralmente esplodere verso i difensori e cercare di spostarli dallo spazio che si è preventivamente deciso di attaccare per liberare la strada al portatore di palla. Se il gioco è di passaggio, il compito dei bloccatori è di proteggere il quarterback dall'attacco della difesa, che cerca di impedirne il lancio atterrandolo. Altri bloccatori sono i blocking back, che aprono la strada al portatore di palla, e gli stessi ricevitori che devono evitare che i propri marcatori, una volta capito che l'azione non sarà un lancio, vadano a dare manforte alla linea e ai linebacker che sono preposti maggiormente al placcaggio. Il bloccaggio assume diverse denominazioni a seconda del tipo di tecnica che viene usata. Il power block è un'azione di potenza in cui ogni uomo blocca il diretto avversario. Il double team si ha quando due attaccanti si concentrano su un solo uomo particolarmente pericoloso della difesa. Il lead block è quando un uomo apre la strada direttamente al portatore di palla tracciandone la traiettoria. Il cross block è quando due giocatori di linea di attacco si scambiano la responsabilità di bloccaggio. La isolation è quando un difensore viene isolato e diventa responsabilità di un blocking back. La trappola è quando si attira in una zona apparentemente scoperta un difensore di linea e lo si fa colpire da un uomo in piena corsa. Il tutto secondo regole più che ferree. Ma c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, c'è soprattutto la voglia di cambiare un brutto trend negativo. Direi come augurio sicuramente di cominciare a rifare le cose per bene come erano state fatte all'inizio degli anni 80, metà anni 80. Come suggerimento, prendendo lo spunto alla pallacanestro, magari chiamare più stranieri, perché adesso credo che bisogna puntare di più sullo spettacolo, sul richiamo del pubblico, e questo lo possono dare i giocatori che hanno buoni fondamentali. Poi la nazionale è un altro discorso, però un solo straniero per squadra mi sembra poco. Ciao, sono Gabriella Lunghi, sono qui a vedere i Gladiatori Roma. C'è un tempo cattivissimo, ma comunque io sono una canita tifosa di questo football americano, quindi sono fedelissima e sono qui a guardare. Questo, come sapete, è il primo giorno del campionato del football americano e spero che avrà un grosso successo anche qui in Italia. Ciao, un bacione. Beh, dunque, mi fa enormemente piacere rivedere, constatare questo rilancio del football americano a Bologna e rivedere un nuovo spirito attorno a questo sport. Il football americano troverà stimoli, sicuramente organizzazione, anche quella collocazione che aveva in passato, e anzi potrebbe andare anche ancora oltre. Seconda giornata di Golden League fra sabato e domenica 25 e 26 febbraio. Sabato alle 14 al Kennedy di San Lazzaro di Savena, Phoenix San Lazzaro, National Swiss Cernusco. Sempre sabato alle 15 al Dorico di Ancona, Multicargo Ancona, Gladiatori Roma. Alle 20 a Bienate, Stadio Comunale, Frogs Legnano, Coats Alessandria. Sabato ancora alle 21.30 a Torino, al campo Cenisia, Assiria Torino, Home Immobiliare Bolzano. Domenica alle 15 al Comunale Romeo Neri di Rimini, Rosencrown Rimini, Sive Milano. Come abbiamo visto, una giornata discretamente interessante, quella che si propone al prossimo appuntamento con la Golden League 1995, un secondo turno che comincerà a dare delle indicazioni sullo sviluppo del campionato. Il nostro appuntamento anche per quest'oggi è terminato. La prossima settimana potremo seguire le immagini di Multicargo Ancona, Gladiatori Roma, e di Rosencrown Rimini, Sive Milano, due partite che sicuramente dal punto di vista spettacolare avranno parecchio da dire. L'appuntamento quindi è rinnovato a giovedì prossimo, sempre alle 19, su questi schermi.